Ok, allora, buongiorno a tutti. Siamo qui di nuovo a fare un esercizio insieme, sempre sui grafi, quindi continuiamo la parte sui grafi che abbiamo iniziato da poco, che è molto importante anche in vista dell'esame. Abbiamo un nuovo esercizio che è basato sullo stesso database che avete visto a laboratorio, nell'ultimo laboratorio, quindi può essere anche un'occasione per chi non è riuscito ancora a terminarlo, per chi ha dei problemi, per magari trovare una soluzione, anche perché alcuni punti dell'esercizio si assomiglieranno, alcune metodologie che useremo si assomiglieranno. Però ci sono anche dei punti in più, dei punti un po' più complicati. Allora, vediamo insieme il testo, quindi il database è sempre FlyDelays, contenente informazioni su aeroporti, compagnie aeree e voli. Che cosa vogliamo fare in questa applicazione? Allora, innanzitutto dobbiamo permettere all'utente di inserire un parametro X qui nella prima casella di testo, che rappresenti il numero di compagnie aeree minimo, che opera su un determinato aeroporto. Questo perché? Perché a differenza del laboratorio, dove noi andavamo ad includere tutti gli aeroporti nel grafo come vertici, qui abbiamo un filtro anche sui vertici. Andremo a inserire nel grafo solo quegli aeroporti su cui operano almeno X compagnie aeree, in cui X è il parametro inserito dall'utente. Benissimo. Che cosa sono gli archi e qual è soprattutto il loro peso? Dunque, gli archi devono anche in questo caso, come nel laboratorio, rappresentare le rotte tra gli aeroporti collegati tra di loro da almeno un volo. Quindi, se due aeroporti non sono collegati da nessun volo, non c'è nessun volo che va da A a B e neanche da B ad A, l'arco non deve essere inserito. Altrimenti, l'arco va inserito e il peso deve appunto rappresentare il numero totale di voli che ci sono tra questi due aeroporti. Anche qui, attenzione, poiché il grafo non è orientato, considerare tutti i voli in entrambe le direzioni, sia da A a B che da B ad A. Abbiamo visto nel laboratorio che questi numerini possono anche essere diversi tra l'andata e il ritorno e quindi dobbiamo considerare entrambe le direzioni. Questo per la creazione del grafo. Poi ci saranno gli ultimi due punti C e D che sono un pochino più complicati rispetto all'ultima parte del laboratorio. Dovremo permettere all'utente di selezionare due vertici del grafo, l'aeroporto di partenza e quello di destinazione, e al premere del bottone Test connessione dovremo verificare innanzitutto se i due aeroporti sono collegati sul grafo, e poi stampare un possibile percorso se esiste tra i due aeroporti. Quindi qui vedete bene che dovremmo fare una visita del grafo. Alessandro chiede, l'esercizio Artsmia non lo finiamo quindi? No, non lo finiamo oggi, ho deciso di fare questo perché era più collegato all'ultimo laboratorio, vi può dare una mano anche in questo senso. Non so se avremo tempo di finirlo, potete provarci anche voi in autonomia, tanto adesso dovreste avere tutti gli strumenti, credo, per farlo. Va bene. Allora, possiamo partire. Ovviamente c'è il progetto base che è simile a quello del lab e contiene già tante cose. Non stiamo lì a rivederle perché bene o male le conosciamo già. Direi di partire direttamente dal model, andando a impostare quello che ci serve per la creazione del grafo. Quindi possiamo innanzitutto definirci la variabile per il nostro grafo. Come sempre, il tipo di grafo ce lo dice il testo e qui siamo sempre in presenza di un grafo non orientato pesato, quindi simple weighted graph, in cui i vertici sono gli aeroporti e gli archi sono di tipo default weighted edge, chiamiamolo grafo. Importiamo le varie classi, quindi quella per il grafo e quella per gli archi.
E poi ragioniamo, abbiamo bisogno di altri attributi del modello? Beh, potremmo avere bisogno del DAO, quindi tanto vale crearlo una sola volta e averlo come attributo della classe modello. Si chiama ext flight delay DAO. Ho sbagliato a chiamarlo. Delays con l'S finale. Questa è la classe che avete già nel package DB. E poi direi che potrebbe avere senso, come al solito, già prevedere un identity map. Okay? Stiamo costruendo un grafo e quindi ha senso avere questa mappa di identità per i vertici. Okay? Quindi la mappa di identità ha senso crearla per gli oggetti che andremo a inserire poi come vertici nel grafo. Quindi posso immaginarmi una mappa di Integer airport, dove uso integer id map, perché l'id degli aeroporti, se andiamo a vedere, è un intero. Benissimo, importo map. Dunque, ci sono alcune cose che ha senso inizializzare nel costruttore del modello. Quindi prevediamo un costruttore. Sicuramente il DAO, lo creiamo una sola volta e poi riutilizziamo sempre quello. New, copio di qua e ci siamo. E direi anche la mappa. Anche la mappa l'andremo a riempire la prima volta e poi potremmo riutilizzarla a piacere. Quindi id map uguale new hash map di integer airport. Il grafo invece non lo creo qui, lo creerò nel mio solito metodo public void crea grafo. Perché lo vado a creare qui e non nel modello? Perché probabilmente lo sapete già, ma in questo modo almeno tutte le volte che l'utente clicca sul bottone dell'interfaccia grafica che permette la creazione del grafo, che si chiama analizza aeroporti, noi riusciamo in questo modo a ricreare il grafo da zero e ripartire da zero. Non rischiamo quindi di avere un grafo già sporco dalle interazioni precedenti, perché l'utente ovviamente può cliccare n volte sull'interfaccia grafica e noi, cambiando parametri, noi dobbiamo rigenerare il grafo ogni volta. Quindi il grafo è bene ricrearlo da zero ogni volta qui. Quindi, oops, grafo uguale new simple weighted graph. Dobbiamo dirgli tra le parentesi tonde la classe default weighted edge.class. Oh, abbiamo creato le nostre strutture dati. Come detto, possiamo già riempire l'identity map. Questo ha senso riempirla la prima volta e poi riusarla. Allora, io l'approccio che seguo qui, visto che è una mappa di identità, io la vado a riempire con tutti gli aeroporti disponibili nel database e poi la userò eventualmente per recuperare un sottoinsieme di questi aeroporti, ad esempio per inserirla. Per inserire questi aeroporti nel grafo. Quindi riempiamo questa mappa, abbiamo il metodo già disponibile del DAO, che però, come al solito, andrà cambiato un pochino. Adesso il metodo load all airports ci ritorna una lista di aeroporti. Okay? Noi vogliamo cambiare questo metodo affinché noi possiamo passargli la mappa e questo metodo, al posto di ritornarci una lista, ci riempie semplicemente la mappa. Quindi gli passiamo una mappa vuota e questo metodo del DAO avrà il compito di riempircela. Quindi andiamo a modificare un attimino il metodo del DAO, che è questo qui, per ottenere tutti gli aeroporti. Questo metodo non ritornerà più niente, sarà un void, ma riceverà dall'esterno una mappa integer
airport id map, che inizialmente sarà vuota. Importiamo la mappa, ci facciamo dare tutti gli aeroporti con la solita query, questa lista non serve più, e finché c'è un aeroporto, non vado a fare una new incondizionatamente, ma farò una new solo se la mappa non contiene già quel aeroporto. Quindi if idmap.contains key, con una not davanti, quindi se non contiene che cosa? L'aeroporto con il determinato ID che sto considerando, lo vado a prendere dal result set, vorrà dire che questo aeroporto non l'ho ancora mai visto e dovrò crearlo la prima volta e metterlo nella mappa. Quindi creo l'aeroporto e lo vado a mettere nella mappa idmap.put airport.getid, la chiave, airport come valore. Punto e virgola, chiudo. Non c'è più questa add nella lista perché la lista l'abbiamo eliminata. Non c'è più nessuna return. Chiudo la connessione e basta. Ok? Quindi ho modificato semplicemente il metodo che c'era già per utilizzare la nostra identity map. Così che dal modello io possa richiamare questo metodo passandogli la mappa vuota che viene riempita e poi sarà riutilizzata. Giorgia chiede, puoi spiegare perché controlliamo che l'ID map non contenga già l'ID? È proprio il concetto dell'identity map, nel senso che, fammi andare qui, se l'identity map contiene già una coppia la cui chiave è l'ID di quell'aeroporto, vuol dire che io in qualche metodo, chiamata di metodo precedente, ho già fatto questa new. L'avevo già fatta e avevo già messo l'airport nella mappa. Allora io evito di ricreare di nuovo l'oggetto perché so che ce l'ho già, voglio riutilizzare l'oggetto originale. In questo modo siamo sicuri che gli oggetti vengano creati una sola volta. Simone dice, non verrebbe comunque sovrascritto avendo la stessa chiave? Sì, verrebbe sovrascritto, ma faremmo delle new inutili, diciamo così. In questo caso sono sicuro che le new vengano fatte una sola volta e che gli oggetti siano effettivamente quelli che ho creato la prima volta. Benissimo, abbiamo tutte le strutture dati iniziali, possiamo ragionare sul metodo creaGrafo. Metodo creaGrafo che in questo caso dovrà ricevere un parametro dall'esterno, che è il parametro X, cioè il numero di compagnie aeree minime con il quale dobbiamo filtrare i nostri vertici. Va bene, quindi prevediamo un parametro X. Quindi qui non possiamo fare una cosa del genere. Perché appunto questo è quello che facciamo di solito quando il grafo contiene tutti i vertici, qui dobbiamo avere un sottoinsieme di vertici. Quindi non va bene prenderci tutti gli aeroporti, dobbiamo filtrarli. Come facciamo? Beh, potremmo pensare direttamente a una query sul database che ci restituisca in automatico tutti i vertici, quindi tutti gli aeroporti che rispettano questo vincolo. Andiamo a vedere un attimo il testo. Non ce l'ho più, lo riapro. Eccolo. Dove recuperiamo questa informazione? Allora, ci serve innanzitutto avere un'indicazione del vertice, quindi dell'aeroporto, quindi ci servirà la tabella airports, ma ci serve anche l'informazione sulla compagnia aerea che è mappata nella tabella flights. E in particolare abbiamo questo campo airline ID che identifica l'ID di una airline, di una compagnia aerea. Ora queste frecce sono sbagliate, questo airline ID dovrebbe essere quello collegato a questo ID della tabella airline. Ma a noi non ci interessa tanto sapere il codice o il nome della airline, ci basta sapere
quante di queste impattano un determinato aeroporto. Quindi possiamo utilizzare queste due tabelle escludendo quella airline, perché appunto nella tabella flights abbiamo l'ID di queste airline. Ok, apriamoci SQL Pro, vediamo un po' se riusciamo a impostare la nostra query. Allora, io ho bisogno di recuperarmi, diciamo, una lista di aeroporti. Supponiamo per semplicità di prenderci l'ID, tanto noi poi abbiamo l'identity map, dato un ID possiamo facilmente recuperarci l'oggetto. Quindi a.id from airport, devo selezionare il database, scusate. X-Fly Delays, così vedo anche come sono chiamate esattamente le tabelle. Airports A, quindi mi prendo gli ID. Abbiamo detto non ci basta la tabella A, ma anche la tabella Flights F, d'accordo? Manuel chiede, non dovremmo considerare il flight ID e non quello della compagnia aerea? No, qui il testo chiede specificamente un numero di compagnie aeree minime, non un numero di voli, ok? Un numero di compagnie, cioè ad esempio, io so che sull'aeroporto di Roma lavora Alitalia, Lufthansa e Turkish Airlines, ok? Quindi e basta. Quindi io so che quell'aeroporto, se specifico un parametro X4, quell'aeroporto non lo considererò. Se invece specificassi 2, quell'aeroporto viene considerato perché lavorano tre compagnie. Sì, poi esatto, il numero dei voli sarà poi il peso. Qui stiamo ragionando ancora sui vertici, perché in questo esercizio c'è un filtro anche sui vertici. Questa è la differenza con ad esempio il laboratorio. Quindi, where? Allora, attenzione qui, dobbiamo imporre che o l'aeroporto sia quello di destinazione o sia quello di partenza, d'accordo? Noi ci interessa solo sapere se quella determinata compagnia associata a quel volo è presente in quell'aeroporto o no. E quindi la join è un po' particolare in questo caso, sarà where a.id uguale a, potrebbe essere f.origin. Oppure quando, quindi metto una parentesi, or a.id uguale f.destination airport id. È chiaro questo? Quindi del volo abbiamo preso l'aeroporto, prendiamo tutti i voli che includono questo aeroporto o come origine o come destinazione. Ovviamente lo stesso aeroporto non può essere allo stesso tempo sia origine che destinazione, quindi abbiamo una OR. Perfetto. Cosa facciamo? La group by, quindi collassiamo lo stesso aeroporto in un'unica riga, a.id, contando il numero di compagnie aeree. In questo caso non ci serve esplicitamente questo numero, a noi basta imporre che questo numero sia maggiore di un determinato parametro. Beh, lo posso fare con una clausola di having. Having count f.aeree id, vediamo se lo trova, sì, maggiore di x, proviamo 10. Attenzione, non basta ancora, dobbiamo aggiungere perché tutto funzioni una clausola distinct qui, perché altrimenti avremo delle righe in cui l'airline ID è duplicato, perché appunto su un determinato aeroporto, ad esempio, possono arrivare n voli Lufthansa e vogliamo questa informazione aggregata in un unico valore e quindi abbiamo bisogno della distinct. Se lancio questa query, puoi rispondere alle domande che ci sono in chat.
vediamo una lista di 23 aeroporti per cui questo count è maggiore di 10, quindi sembra funzionare. Allora, vediamo un po' le domande. Alessandro, mi sembra sia la prima a cui non ho risposto. Io non ho capito perché non usare graphs.addAllVertices con i dmap.values, perché in questo caso la mappa contiene tutti gli aeroporti del DB. Il grafo invece chiede di inserirne solo un sottoinsieme. Quindi con quella riga lì che hai scritto tu, noi avremmo aggiunto al grafo tutti gli aeroporti. Invece dobbiamo aggiungerne solo un sottoinsieme da specifiche, quindi dal testo. Alessandro? Sì, nel lab l'hai usato e funzionava perché nel lab, appunto, il grafo era da creare con tutti gli aeroporti. Qui invece c'è un filtro anche sui vertici. Infatti Giovanni dice la traccia è diversa. Ok, Marco, nel lab, visto che l'utente scrive da tastiera, scrive un valore, dovremmo pure filtrare passando il parametro al creagrafo? No, beh, ora non mi ricordo, ho un vuoto di memoria, ma non mi pare ci fossero filtri sui vertici in quel caso. Magari c'era un filtro sugli archi, ok? E questo viene dopo, lo vediamo dopo. Ma sui vertici non c'era nessun filtro. Mattia, puoi ripetere a cosa serve il distinct? Certamente. Allora, mi serve il distinct perché appunto su un aeroporto possono arrivare o partire n voli di una determinata compagnia. D'accordo? Se io togliessi, facciamo una prova. Se io facessi così, no? F.AirlineID, purtroppo non vediamo il nome ma solo l'ID, e tolgo la group by con la relativa count, ranno, vedete? Ho queste righe in cui l'airline ID è, diciamo così, duplicato, perché nell'aeroporto 0 arrivano o partono, grazie a questa OR, n voli che hanno airline ID 10. Allora è per quello che ci serve la distinct per prendere uno solo di questi valori. Cioè per contare esattamente tutti i 10. Ok. Lanciamo di nuovo per essere... devo togliere questo che ho aggiunto per prova. Pluf. E mi prendo la query. E andiamo di là in Eclipse. Allora cosa faccio? Qual è il modo di procedere che ho scelto? Allora, io ho la mia mappa con tutti gli aeroporti. Allora prevedo un metodo del DAO a cui passo la mappa di tutti i miei aeroporti, eseguo questa query che abbiamo appena fatto, che mi ritornerà una lista di ID, e io grazie alla mappa dall'ID vado a recuperare l'aeroporto, che sarà poi il mio vertice. È più facile a farsi che a dirsi. Prevediamo un nuovo metodo del DAO che ci ritorni una lista di airport, sarà poi la nostra lista di vertici, get vertici, a cui ci passo, no, la mia mappa di identità. Ok. A questo punto, in questo metodo, avrò la mia query SQL che vado a incollare. La sistemo un attimo. Qui magari questo ID lo ridefiniamo, così è più facile poi recuperarlo dal result set. Chiamiamolo vertice. O chiamiamolo ID vertice per essere più precisi. From airports. Ricordarsi di lasciare lo spazio alla fine. Questi apici possiamo toglierli, tanto non sono necessari. La group by, questo non c'è. E having count, qui ci mettiamo un bel punto interrogativo per il nostro parametro. Semplicemente copiato la query. Poi avrò una lista di appoggio, che poi ritornerò, di aeroporti. Result, new linked list,
e poi il mio solito try catch. Ok, con SQL exception, e in caso di errore, copiamo di qui, rilanciamo una runtime exception. Faccio dei copia e incolla per velocizzare un po', li potete fare anche voi, quindi la connessione è sempre lei, il prepare statement con la query, l'esecuzione della query. Attenzione che prima di eseguire la query, in questo caso dobbiamo settare il parametro, parametro che mi accorgo adesso non abbiamo definito, quindi oltre alla mappa qui, dall'esterno riceverò quel mio parametro x, int x. Quindi st.setInt1x. Dopodiché, per ognuna di quelle, ad esempio, 23 righe che abbiamo visto sul client, che cosa faccio? Beh, io non vado a crearmi un nuovo oggetto, perché ho fatto l'identity map apposta, d'accordo? Quindi vado a chiedere all'identity map, ok, dammi l'oggetto che ha questi id qui, id che me lo vado a estrarre di qui. Quindi posso aggiungere alla mia lista result.add che cosa? idmap.get rs.getInt il mio id vertice. E io sono sicuro, ragionevolmente sicuro che questo aeroporto ci sia, perché appunto la mia mappa è quella che contiene tutti gli aeroporti. Quindi quello che sto cercando, che ho filtrato, ci sarà. Chiusura delle varie cose, quindi rs.close. st.close. con.close e ritorno la mia lista di vertici. Mario chiede, non avrebbe più senso popolare la identity map solo con i vertici necessari e crearli in questo modo? È un'alternativa, io sono stato più conservativo. Metti il caso che nel punto 2 mi servano, nel punto 2 dell'esame o dell'esercizio, mi servono tutti gli aeroporti, io comunque so che li ho caricati una volta all'inizio e me li sono portati dentro e posso riutilizzarli. Però sì, se sei sicuro che non ti servono anche gli altri, puoi fare in questo modo. Va bene, allora, adesso con questo metodo possiamo sostituire questa riga con graphs. Punto. Aggiungi tutti i vertici al mio grafo, ma non tutti tutti, ma solo quelli che mi ritornerà il mio metodo DAO.getVertici, dove passo x e identity map. Aggiungo vertici filtrati. Oh, ci sono i vertici, aggiungiamo adesso gli archi. E qui come facciamo? Attenzione a questa parte, soprattutto per chi ha avuto dei problemi col laboratorio o non l'ha ancora terminato. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che l'informazione che c'è all'andata, quindi da un nodo A a un nodo B, può essere diversa di quella che c'è al ritorno, da un nodo B a un nodo A, sia nel laboratorio che qui. Qui in particolare noi potremmo avere un numero X di voli da A a B e un numero Y di voli da B ad A, magari perché una compagnia, per qualche strano motivo, fa più voli in un verso rispetto che in un altro. Quindi non possiamo sapere, non ci basta calcolare questo numero in un solo verso, ma dobbiamo calcolarlo in entrambi i versi. Nel laboratorio poi facevamo la media di queste due informazioni. Qui il testo ci richiede
il numero totale di voli e quindi faremo semplicemente una somma. Quindi questo è quello che cambia. Come per il laboratorio, però, secondo me è utile, visto che un approccio 1 può anche essere non fattibile, nel laboratorio ultimo era sicuramente infattibile l'approccio 1, perché c'era un numero eccessivo di vertici. Qui può diventare fattibile a seconda del parametro X. Come visto, col parametro X 100 abbiamo 23 vertici. Beh, allora magari riusciamo a cavarcela anche con l'approccio 1, ma con valori diversi magari no. Allora l'idea è di recuperare dal database tutte le rotte, e per rotte intendo una serie di triple in cui abbiamo le seguenti informazioni: aeroporto 1, aeroporto 2 e una determinata metrica, che nel laboratorio era la distanza media, qui è il numero totale di voli. Ottengo queste rotte avendone anche i duplicati, quindi avrò sia la rotta AB con un certo numero che la rotta BA con un certo numero. Il database mi darà queste informazioni. È il modo più semplice per ottenere queste informazioni. Abbiamo già visto anche in laboratorio che è molto difficile mergiare questi duplicati direttamente lato SQL. Quindi è più comodo, più conveniente farlo lato codice. Io avrò questa serie di rotte e lato codice mi preoccuperò di gestire il fatto che ci possono essere rotte duplicate in un verso e nell'altro. Quindi, per mettere in pratica questo approccio, io posso prevedere nel mio package model una nuova classe che chiamo rotta adiacenza, come preferite. Qui stiamo parlando di voli, quindi mi viene bene chiamarla rotta, in cui avrò l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di destinazione e la metrica, il peso. Quindi private, qui possiamo scegliere o id o direttamente l'oggetto, è uguale, dipende solo poi dove andremo a utilizzare la mappa. Per cambiare un po', facciamo che questa classe mi salvi direttamente gli oggetti airport. A1, importiamo airport, no, c'è già. A2. E poi l'informazione aggregata, in questo caso un intero, perché è il numero di voli totali, n. Definiamoci il costruttore, quindi tasto destro, source, generate constructor using fields, con tutti i campi. Generiamoci magari, ma non so neanche se ci serviranno, ma generiamoci getter e setter, così. Source, generate getter e setters. Ottimo. Hashcode equals, evito di ridefinirli, tanto so che queste istanze di queste classi non andrò mai a inserirle in nessuna mappa, nessun set. E quindi, ritengo inutile ridefinire hashcode equals, ma se lo fate non c'è nessun problema. Salviamo. E quindi io posso prevedere dal mio DAO, e quindi partiamo prima dal client SQL, un metodo che mi ritorni una lista di queste triple, di queste rotte. Allora, che cosa sono queste rotte? Beh, la prima informazione è l'aeroporto di origine, quindi origin, destination, facciamo così, così mi dai suggerimenti, from flights F, quindi select f.origin airport id, virgola, f.destination airport id. E poi la terza informazione della tripla è l'informazione aggregata, che nel laboratorio era una media, quindi usavamo AVG, qui è un conteggio e quindi usiamo un count. Count asterisco, direi, che possa andare bene, as n.
dalla tabella flights, where, serve una clausola di where? Direi di no. Noi vogliamo prendere tutte le rotte senza alcun filtro particolare in questo caso, ma ci serve la group by. Cioè per ogni coppia di origine e destinazione noi collassiamo andando a contare quanti di questi voli c'erano tra origine e destinazione. Quindi group by, tutto quello che c'è prima della funzione di aggregazione. Fine. Se io lancio questa query, vedete, mi dà un insieme di triple, 4163, che sono le nostre rotte, che noi andremo a filtrare lato codice. Qui abbiamo la rotta 157-85, quindi da 157 a 85 ci sono 25 voli. Ci sarà poi nelle altre triple anche l'85-157 con 25, 24, 23 voli, non lo so, dipende. Allora, ci riprendiamo questa query e andiamo a farci il relativo metodo del DAO. Quindi questo era per ottenere i vertici. Qui prevediamo un metodo public list di rotte, rotta, get rotte. Anche qui, probabilmente, visto che abbiamo deciso di salvare direttamente l'oggetto aeroporto all'interno della rotta, se guardiamo qui, vedete, ho scelto di avere degli aeroporti anziché il loro ID, e beh, allora sicuramente mi servirà la mia mappa. Map integer airport ID. Importiamo rotta. Tutto chiaro fino a qui? Se avete domande scrivetele pure nella chat. String SQL. Non so se ce l'ho ancora nel... Sì, ce l'avevo ancora. Solito lavoro noioso, tolgo gli apici, tolgo gli slash n e gli slash r, lascio lo spazio. Perfetto. Poi come lista di supporto qui avrò una lista di rotte, result, new linked list di rotta. Il solito try catch che copio da qua sopra. Ottimo. Poi solito lavoro, la connessione, lo statement, posso copiare, Ctrl C, Command D. Non abbiamo parametri particolari da settare qui e quindi possiamo eseguire direttamente la query. E finché c'è una rotta, quindi while rs.next, io la vado ad aggiungere alla mia lista di appoggio che poi ritorno. Allora, qui faccio una new di rotta. In cui, dove posso recuperare? Vedete che io qui, vabbè, posso ridefinirli così è più facile recuperarli. Ho i due ID, chiamiamo ID a 1, as ID a 2. Come faccio a recuperare a partire dall'ID il mio aeroporto? Lo chiedo alla mappa. Quindi il primo parametro del costruttore di rotta, che deve essere un aeroporto, lo prendo da idmap.get rs.getInt ID a 1. Oops. È facile fare confusione con le parentesi. È chiaro, infatti ho sbagliato. No, è giusto, è giusto.
È chiaro, quindi una nuova rotta dove il primo parametro, il mio aeroporto di sorgente, lo prendo dalla mappa, punto get, di che cosa? Questo è l'ID che riesco a recuperare dalla query. Faccio la stessa cosa con l'aeroporto di destinazione, copia, incolla, cambiando qui a 1 in a 2. E come peso? rs.getInt, questo lo prendo direttamente qui, n. Ora, se volessimo fare le cose per bene, per evitare ogni possibile problema, potremmo controllare che queste informazioni, questi aeroporti che noi recuperiamo dalla tabella flights, siano presenti anche nella mappa, perché potrebbe capitare che il DB sia, diciamo, sporco, per cui ci siano dei dati un po' inconsistenti. Ad esempio, mi viene in mente delle righe della tabella flight che si mappino a degli ID che in realtà non hanno la corrispondenza nella tabella airport. Potrebbe capitare se il DB è mal fatto. Allora, per essere sicuri di ogni evenienza, noi potremmo dire recuperarci prima di tutto gli aeroporti dalla mappa, e se uno di questi due aeroporti è nullo, scatenare ad esempio un'eccezione. Quindi airport sorgente uguale, mi copio questa istruzione qui, il get dalla mappa, e airport destinazione uguale questa get qui del secondo aeroporto. Ok? E faccio la add solo se sorgente diverso da null e destinazione diverso da null. E quindi qui uso sorgente e destinazione. Mettiamo delle parentesi così ci capiamo meglio. Altrimenti, se anche uno dei due è nullo, vuol dire che appunto il database contiene dei dati non validi. Non lo so, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo per il momento solo stampare un messaggio. Non creiamo la rotta e stampiamo errore in get rotte. Poi ovviamente qui si potrebbe rifinire meglio, ma non è il nostro focus adesso. Fatto tutto questo, chiudo. Sì, magari anche il result set e lo statement. E ritorno la mia lista result. D'accordo? Adesso abbiamo queste informazioni qui e grazie a queste possiamo aggiungere i vertici. Qual è il modo di ragionare e di procedere più semplice? Ora potremmo pensare a dei metodi astrusi per andare a capire dove sono questi duplicati e quindi fare il merge di queste due informazioni. Quindi potremmo fare un doppio ciclo for sulle rotte, se per caso troviamo le rotte duplicate, facciamo qualcosa. Direi che la soluzione più semplice è invece potrebbe essere questa. Usiamo il grafo come, diciamo così, struttura dati temporanea che possiamo andare a modificare man mano. Io scorro tutte le rotte e se è la prima volta che trovo la rotta da A a B, quindi scopro che non c'è nessun arco che collega i due vertici, va bene, aggiungo un arco con il determinato peso di quella rotta. Poi vado avanti con le altre rotte e quando, se
per caso troverò la rotta inversa, mi chiederò, ok, c'è già un arco tra questi due nodi? Sì, l'ho aggiunto prima. D'accordo, allora andiamo a prendere il peso che c'era e lo modifichiamo aggiungendogli il peso attuale. Questo è, secondo me, il modo di agire più rapido, più veloce. Ci evita di fare doppio ciclo for, di fare controlli astrusi per trovare i duplicati. Li troviamo man mano, costruendo il grafo e modificando i vari pesi man mano. Allora, due domande in chat, poi mettiamo in codice questo ragionamento. Corinne chiede, questo controllo lo facciamo perché abbiamo preso solo un sottoinsieme di airport? Penso ti riferisci a Plouf, a questo controllo qui. No, perché la mappa in realtà contiene tutti gli aeroporti, almeno nel mio caso. Io ho scelto di avere una mappa che contenga tutti gli aeroporti. Facciamo questo controllo perché non siamo sicuri che il database sia corretto, nel senso che potrebbero esserci dei dati mancanti. Allora, con questo controllo ci mettiamo al riparo anche da questi problemi. Lorenzo dice, c'è un motivo della scelta della linked list al posto di un array list? No, ho scelto a caso. E Nicola dice, questo procedimento, quindi quello che stiamo per andare a fare, non è possibile farlo con la media però, per il lab. In realtà sì, l'ho detto nel lab in presenza, sì, sapendo che effettivamente potrebbero esserci delle medie non corrette al 100%. Cioè, con la media quello che succede è facciamo la media delle medie, diciamo così. Quindi prendiamo le due medie e facciamo la somma diviso 2. In realtà ci sono dei casi in cui una media pesa un po' più dell'altra, ad esempio perché in un verso ci sono uno o due voli in più rispetto che nell'altro. Quindi è vero, concettualmente si potrebbe fare di meglio, ma per l'esercizio del laboratorio andava bene fare anche la media delle medie. Okay. Giorgio chiede, potrebbe ripetere perché in GetRotte passiamo la mappa con tutti gli aeroporti e non solo quella con i vertici? Ah, ok, perché io la mappa ce l'ho strutturata così. Ho deciso io dall'inizio dell'esercizio di avere una mappa che contiene tutti gli aeroporti. E mi è comodo usare quella perché sono sicuro che quella lì contenga tutti. Però, come diceva Mario prima, un'alternativa potrebbe essere avere una mappa con solo i vertici, ma è una scelta. Io ho deciso di averli tutti. Ok, andiamo avanti. Model, l'ho perso. No, sono già qua dentro. Allora, quindi, scorriamo tutte le rotte. DAO.getRotte, a cui passiamo la mappa. Attenzione qui, c'è un controllo aggiuntivo da fare anche rispetto al laboratorio. Qui, se guardiamo bene la query delle nostre rotte, non andiamo a fissare nessun vincolo sugli aeroporti. Cosa vuol dire questo? Che questa query ci ritorna tutte le rotte, anche tra aeroporti che non sono presenti nel grafo. Spero sia chiaro questo. Questa ci ritorna tutte le rotte del database, ma a differenza del lab, noi non sappiamo se questi aeroporti sono nel grafo oppure no. Potrebbero anche non esserci. Quindi un controllo aggiuntivo è, ok, ma questa rotta è relativa al mio grafo oppure no? Se è relativa a due aeroporti che non ci sono, non la devo considerare, no, non mi serve. Quindi considererò questa rotta solo se il grafo contiene i due aeroporti in questione. Quindi if this.grafo.containsVertex r.geta1 e this.grafo.containsVertex r.get a2.
Solo in questo caso la rotta è di interesse, perché è una rotta che si mappa su due vertici che sono effettivamente presenti nel database. E allora cosa faccio? Beh, vado a vedere se c'è già un arco tra questi due aeroporti. Se non c'è, vuol dire che è la prima volta che vedo una rotta. Se c'è già, vuol dire che sto considerando la rotta inversa. Quindi recupero l'arco, default weighted edge, e uguale this.grafo.getEdge, tra che cosa? Tra r.get a 1 e r.get a 2. E allora posso dire if è uguale uguale a null, vuol dire che non c'è ancora un arco tra questi due nodi. Attenzione, qui siamo, diciamo così, facilitati dal fatto che il grafo è non orientato. Cosa vuol dire questo? Che questa getEdge ritorna l'arco indipendentemente dall'ordine in cui passiamo i due vertici. Cioè, sia che noi gli passiamo prima a uno, poi a due, o viceversa, lui ci dice semplicemente se c'è tra quei due c'è un arco oppure no. D'accordo? Quindi non è importante l'ordine di questi parametri per un grafo non orientato. Quindi se è null siamo sicuri che non c'è né l'arco da A1 a 2 né l'arco da A2 a 1, cioè perché tanto l'arco è uno solo. E quindi non c'è, ok, inizio ad aggiungerlo con il primo peso che ho trovato, graphs.add edge with vertices. Questo qui, metodo della classe graphs che ci permette di specificare il grafo, il nodo di partenza, il nodo di arrivo e il peso, getN. Else vuol dire che questo arco non è null, ovvero c'era già un arco. Allora cosa faccio? Ne incremento semplicemente il peso senza crearne uno nuovo. Quindi, diciamo così, double peso vecchio, mi vado a recuperare il peso vecchio, this.grafo.getEdgeWeight, se non mi sbaglio, sì, a cui passo il mio arco, e poi so che il mio peso nuovo sarà peso vecchio più la rotta attuale r.getN. Giorgia, avremmo potuto usare anche add edge normale? Sì, sicuramente. Io sto usando questi metodi perché mi sembrano più comodi, ma ci sono N modi di fare queste cose sfruttando i vari metodi delle librerie. Se usi la add edge, però forse non riesci a specificare direttamente il peso, quindi devi fare prima add edge e poi set edge weight, se non mi sbaglio, ma di nuovo ci sono N metodi. Ah, ok, se lo fa specificare meglio. Ho il peso nuovo, this.grafo.set edge weight dell'arco e che so che esisteva già, con il peso nuovo. Fine. Quindi io qui posso stampare system.out.println grafo creato system.out.println, le mie solite stamp per controllare che tutto funzioni, n vertici, due punti, più grafo.vertexset.size e archi. Qui al posto di vertexset chiedo ledgeset. Marco chiede cosa, se posso rispiegare cosa abbiamo fatto alla riga 30, dalla riga 30. Ok, allora
come detto prima, abbiamo l'insieme di rotte. Ogni rotta è data da tre informazioni: aeroporto di partenza, aeroporto di destinazione e una metrica, che in questo caso è il numero totale di voli tra sorgente e destinazione. Abbiamo anche i duplicati, quindi se avevamo AB peso X, avremo anche BA peso Y. E allora noi scorriamo tutte queste rotte. Se questa rotta è di interesse, quindi è una rotta tra due vertici che sono presenti effettivamente nel grafo, mi chiedo, c'è già un arco che collega A e B? Se non c'è, quindi è uguale a null, vuol dire che è la prima volta che vedo questa rotta e va bene. E allora inizio ad aggiungere un arco con il peso che ho trovato da A a B. Poi andando avanti, troverò di sicuro anche la rotta BA. Mi chiederò, c'è già un arco da B ad A? Sicuramente sì, perché l'ho aggiunto prima. Ok, allora mi prendo il peso che c'era di questo arco e lo vado ad incrementare con il nuovo peso da B ad A, così che alla fine questo arco tenga in considerazione sia l'andata che il ritorno. Spero di essermi spiegato. Dai, colleghiamo velocemente questa cosa al controller. Controller, eccoci qua. Analizza aeroporti. Recuperiamoci l'input dell'utente. Alessandro chiede, il peso non era int? Sì, è vero, il peso era int, ma la set edge weight richiede un double. Quindi sì, semplicemente ho dei double che però all'interno contengono dei numeri interi. Ma no, va bene, solo perché il metodo poi alla fine richiede un double, solo per quello. Controller. Allora, recuperiamo il parametro x dall'utente. String. No, diciamo così, try catch, il nostro solito controllo di errore, number format exception. Proviamo a convertire l'input dell'utente, che è una stringa, in un numero, e quindi x uguale txt, è chiamato compagnie minimo, eccolo qua. Quindi compagnie minimo.get value, get, perché non ha get value? È get value, non mi ricordo esattamente il metodo. Text, no. GetText, ok, grazie. Non mi ricordavo il metodo. E proviamo a convertirlo in un intero, quindi integer.parseInt di quello che scrive l'utente. Se c'è un errore, scateniamo nessuna eccezione, fermiamo l'utente, quindi gli stampiamo un messaggio di errore. txtresult.setText, inserisci un numero, poi di nuovo possiamo studiare messaggi più furbi, ma mi interessa arrivare al cuore del problema. Return, non andiamo avanti. Se invece tutto è andato a posto, this.model.creaGrafoX. Creiamo il grafo e una volta creato il grafo, quello che possiamo anche fare è andare già a riempire queste due caselle, queste due combo box. Okay? Ovviamente queste due combo box vanno riempite dopo aver creato il grafo. Perché? Perché i vertici presenti dipendono dal parametro che ha inserito l'utente. Quindi non siamo in un caso in cui ci sono tutti i vertici e possiamo riempire queste combo box già all'inizio del programma. In questo caso, visto che i vertici dipendono dalle operazioni precedenti, noi possiamo riempire queste combo box solo adesso. Ok,
Allora, queste combo box conterranno degli airport. E ci manca ancora un metodo del modello che ci restituisca i vertici, perché noi dobbiamo poter fare combo box aeroporto di partenza punto get items punto add all, che cosa? Tutti i vertici che ci sono nel grafo creato, quindi model punto get vertici. Non ce l'abbiamo ancora questo metodo, ma andremo a crearcelo. E facciamo la stessa cosa con il combo box di destinazione. Model.getVertice. D'accordo, allora andiamo a farci creare questo metodo nel modello. GetVertici, qui ha sbagliato lui. Ci ritornerà una lista di aeroporti, ad esempio, che recupero da this.grafo.vertexset. Anche qui potremmo fare, sì, facciamo subito che sia un set, così le cose dovrebbero tornare. Tanto l'importante è che ritorniamo una collection. Dicevo, qui potremmo fare controlli aggiuntivi, tipo se chiamiamo questo metodo quando il grafo non è ancora stato creato, scateniamo un errore. Ma di nuovo, magari lo faccio prima di fare il push, ma adesso andiamo avanti, se no non finiamo più. Dovremmo aver tutto. C'è un errore in test DAO, sì, perché abbiamo cambiato quel metodo, ma noi commentiamo del test DAO, ce ne freghiamo al momento. Provo a lanciare il programma Java Application. Effettivamente abbiamo aspettato un po' prima di lanciare il programma, quindi se funziona tutto siamo molto fortunati. Proviamo con 100, sappiamo che dovrebbero esserci 23 vertici. Infatti non funziona il tubo. Sì, non funziona. Quindi c'è qualcosa che non va. Andiamo a capire perché. Quindi fatemi spostare questo model. Mettiamo magari un breakpoint qui. Così vediamo già se aggiunge i vertici in modo corretto oppure no. Lancio, scrivo 100, clicco, eccoci qua, vediamo un po' il grafo. No, il grafo è vuoto, quindi questa get vertici. Ah, non c'è, sì, scusate, non era 100, era 10. Giusto, è giusto che dia 0 perché 100 è un parametro già troppo elevato. Grazie, mi sono sbagliato, era 10. Rilancio, 10. E infatti, ora non abbiamo stampato qui, si può fare, ma abbiamo stampato nella console, però sembra funzionare. 23, 233. Molto bene, siamo stati fortunati. Quindi stoppo. E questa è la creazione del grafo. Non abbiamo più molto tempo, non so se riusciamo ad arrivare alla fine, ma possiamo iniziare a ragionare sull'ultima parte di questo esercizio, che è, dato il grafo, facciamoci qualcosa su questo grafo, estraiamo qualche informazione. Dato un aeroporto di partenza e uno di destinazione, abbiamo visto, abbiamo riempito la combo box, le combo box, dobbiamo dire innanzitutto se sono collegati, potrebbero non esserlo, e stampare un possibile percorso tra questi due vertici. Allora, come possiamo fare? Beh, possiamo sfruttare le visite dei grafi che avete visto nelle ultime lezioni. Allora, io visitando il grafo a partire dall'aeroporto di partenza,
posso capire se riesco ad arrivare all'aeroporto di destinazione. E visitando il grafo, mano a mano mi posso tenere traccia dei percorsi che faccio, quindi dell'albero di visita, e quindi da questo albero di visita poi posso estrarre uno di questi percorsi che c'è possibile tra i due nodi. D'accordo? È un grafo pesato, quindi non riusciremo ancora a calcolare un percorso minimo, però un percorso sì. Allora, vengo qui nel mio modello. Model. Posso prevedere un metodo che mi ritorni il percorso. Diciamo così, ho questo metodo che mi ritorna una lista di nodi, che è il mio percorso. Se questa lista è nulla, vorrà dire che questo percorso non esiste. Quindi public list airport trova percorso tra airport A1, virgola, airport A2. Questi sono i due aeroporti che l'utente selezionerà dai due combo box. Di che cosa ho bisogno? Beh, sicuramente della mia lista, che poi ritornerò, il mio percorso che magari troverò. Percorso uguale new linked list. Anche qui per adesso non c'è un motivo per scegliere una struttura piuttosto che un'altra. Questo percorso poi lo ritornerò al fondo. Quindi, ricapitolando, prima ho detto una cosa errata. Se questo percorso sarà vuoto, ok, non potrà essere null perché io una new la faccio comunque, ma se questo percorso avrà size 0 vorrà dire che i due nodi non sono collegati. Se invece avrà size maggiore di 0 vorrà dire che un percorso l'ho trovato. Avete visto due tipi diversi di visite, ampiezza, profondità. Abbiamo i due iteratori della nostra che ci vengono offerti dalla libreria JGraphT. Proviamo con la visita in ampiezza. First iterator. Il concetto è: mi creo questo iteratore e grazie a questo iteratore che mi offre i metodi asNext e next, visito passo per passo il grafo, un passo alla volta. Dobbiamo tipizzare questo iteratore dicendogli il tipo dei vertici airport e il tipo di archi, default weighted edge, it uguale new di questo nome lunghissimo che ho copiato e qui possiamo già specificargli, beh sicuramente dobbiamo dirgli il grafo, quindi su cui vogliamo fare la visita, ma possiamo già anche specificargli il nodo di partenza A1. Import. Qui ho semplicemente creato il mio iteratore. E che cosa posso fare? Posso visitare il grafo con un ciclo while finché questo iteratore ha un prossimo nodo da visitare, d'accordo? Io lo visito, it.next. Questo è il concetto della visita, ma la visita non ci dà il percorso. Vedete, qui non ho specificato l'aeroporto di arrivo. Questo metodo next ci restituisce tutte le volte un aeroporto che nel caso di visita in ampiezza mi restituirà prima tutti gli aeroporti di livello 1, poi tutti gli aeroporti di livello 2, eccetera. Noi non ci basta visitare, in questo caso, vogliamo trovare un percorso. Allora, ci sono vari modi di farlo. Io ripeterei con voi
il traversal listener, che forse è quello che richiede un po' più di codice da scrivere. Ci sono anche metodi della libreria che fanno già parte di questo lavoro, però il concetto qui è: posso associare a questo iteratore un traversal listener. Che cos'è un traversal listener? È una classe che ci permette di registrare degli eventi, di reagire a degli eventi. Non so se state sentendo dei rumori pazzeschi, io sì, ma spero non voi. Di registrare degli eventi in modo tale che tutte le volte che succede qualcosa, tipo, se c'è un po' di musica, dice Mario, scusate, ma non ci posso fare niente, tutte le volte che succede qualcosa, ad esempio attraverso un arco, io posso reagire con un callback, quindi salvarmi qualche informazione, fare delle determinate operazioni. In questo caso posso, tutte le volte che attraverso un arco, salvarmi il mio albero di visita. Poi, a partire dall'albero di visita, riuscirò a recuperare eventualmente un percorso tra sorgente A1 e destinazione A2. Allora, la sintassi è un po' strana. Devo fare una new traversal listener. Di airport default weighted edge. Attenzione però che questa traversal listener è un'interfaccia e quindi io se voglio utilizzarla in questo modo, vedete, devo innanzitutto importare traversal listener, ma devo anche specificare i metodi che poi saranno parte della classe che implementerà questa interfaccia, ok? Quindi, allora, cancello di nuovo un attimo tutta questa roba qui. Quando io scrivo questa cosa, quindi utilizzando l'interfaccia, se mi posiziono sul rosso, quindi sul rumore, vedete che Eclipse mi suggerisce di aggiungere i metodi che devono essere implementati. Ci clicco sopra e lui mi crea questa pappardella di metodi, che sono le callback che con cui possiamo reagire a determinati eventi. Quello che ci interessa a noi in questo caso è questo. Quando attraversiamo un arco. Quando attraversiamo un arco ci salviamo, diciamo così, la sorgente, la destinazione di quell'arco attraversato, in modo tale da avere poi da parte l'albero di visita su cui calcolare i nostri percorsi. Questo è il procedimento. Come salvo l'albero di visita, lo avete visto anche a lezione, con una mappa. Una mappa in cui posso dire da chi è stato scoperto un determinato aeroporto. Allora, io posso avere questa mappa, diciamo così, map airport. Visita uguale new hash map. Con questa mappa, con questa serie di coppie chiave valore, io potrò andare a inserire ad esempio aeroporto 1, aeroporto 2. Questo mi dirà che io l'aeroporto 1 l'ho scoperto a partire dall'aeroporto 2. Quindi con una serie di coppie di questo tipo riesco a salvarmi l'albero di visita, diciamo così, al contrario. Vediamo come può funzionare. In questa callback mi recupero i due estremi dell'arco attraversato, la sorgente, quindi questo oggetto edge traversal event mi restituisce l'edge con questo metodo getEdge attraversato e recuperando l'edge io recupero anche la sorgente di questo edge dal grafo. Faccio lo stesso per la destinazione. Quale grafo.getEdge
target e punto get edge. Adesso vado a vedere nella mappa if. Devo, visto che qui stiamo parlando di grafi non orientati, dobbiamo fare un po' di lavoretti in più. Dobbiamo capire quale dei due abbiamo già visitato, cioè abbiamo già visitato in partenza, e quindi se l'abbiamo già visitato, questo vuol dire che è il padre di quello che non abbiamo ancora visitato. Però noi non sappiamo bene quale sia la sorgente destinazione, anche se ho usato questi termini, ma forse possono entrare un po' in inganno, perché qui il grafo non è orientato. Quindi devo fare queste if, chiedermi se visita punto contains key, chiamiamoli così, A1, A2. Se visita contains key A1, non vista, ma visita. Se visita contains key A1, vuol dire che A1 l'avevo già visitato in precedenza. Questo vuol dire che sarà il padre di A2, che non ho ancora visitato. Quindi and not visita punto contains key A2. Sì, perché questo non lo vede. Ok, questa mappa la devo definire come attributo del modello, se no altrimenti questa classe interna non riesce a vederla. Quindi questa mappa la vado a definire come attributo privato del mio model. Ok, e poi ne vado a fare semplicemente la new qua dentro. Così dalla classe interna riesco a vederla, altrimenti no. Poi rispondo alle domande. Quindi, in questo caso, se la mia mappa di visita conteneva già A1 e invece A2 è nuovo, l'ho scoperto adesso, questo vuol dire che A2 viene scoperto da A1. Perfetto. Allora io posso dire visita.put A2 A1. Quindi, facendo poi una get su questa mappa, get di A2, io scopro chi è il suo parent, che sarà A1. Altrimenti, se è il contrario, quindi se visita.contains key A2, vuol dire che A2 lo conoscevo già, e quindi A2 è il padre di A1. And not visita.contains key di A1. Questo vuol dire che A2 è il padre di A1. Quindi visita.put A1 A2. Quando farò get di A1 potrò scoprire il suo padre, che è A2. Ora rispondo alle domande. Qual è il problema qua? Oh, vabbè, non riesco a capire, ma probabilmente sparirà. Else if, grazie. Mancava una if. Dunque, alcune domande. Matteo, a me dice cannot instantiate the type traversal listener. Invece che, ok, hai messo le parentesi, devi mettere new traversal listener, parentesi tonde e poi due parentesi quadre, graffe. Probabilmente hai sbagliato solo la sintassi. Alessandro ha problemi su A1 e A2. Allora, per questo problema di scope delle variabili, ricordati che la mappa di visita va definita come attributo del modello, mentre A1 e A2 vanno definiti come parametri qua dentro, dentro il callback, dentro l'edge traversed.
Giorgia dice: il professor Corno ci aveva detto che è possibile usare il metodo getParent, che è un'alternativa al traversal listener. Sì, ho voluto rifare questo perché è quello che richiede un po' più di codice, però sì, il getParent è un'alternativa. Ah, giusto. Luigi mi fa notare una possibile confusione tra i parametri di trova percorso e queste variabili. Confusione che non dovrebbe esserci, ma per essere sicuro cambiamo il nome, così siamo ragionevolmente al riparo da eventuali conflitti. Airport 1. Airport 2. Quindi qui abbiamo airport, mi copio airport. No, scusate. Airport, no. Ok. Perfetto. Allora, noi abbiamo impostato il traversal listener, alla fine quello che abbiamo scritto è solo questo metodo, ma il traversal listener da solo non fa niente, aggancia solo i callback. Questi callback vengono richiamati mano a mano che noi visitiamo il grafo, quindi questa è la parte fondamentale, quella che dobbiamo scatenare. Qua visitiamo tutto il grafo e al termine della mia visita questa mappa sarà riempita con l'albero di visita. Allora posso dire adesso dall'albero di visita a ritroso posso andare da A2 su verso A1, ok? E vedere se c'è un percorso. Siamo quasi fuori dal tempo, ma finisco solo questo metodo. Quindi posso dire airport. No, scusate, percorso punto add A2. Per come abbiamo strutturato mappa, dobbiamo andare all'indietro, quindi aggiungo la destinazione e poi risalgo questa mappa dicendo che il primo step parte da A2 e quindi mi chiedo finché while visita.get di step diverso da null, qui mi viene in mente che ho dimenticato di aggiungere la radice alla mia mappa. Qui posso decidere di farlo direttamente qui. Devo dire che A1, quindi il mio nodo radice che sto cercando, il mio nodo di partenza, è associato al valore null, perché il mio nodo A1 nel mio percorso non lo scoprirò da nessuno, d'accordo? Perché è la radice. E quindi così prende senso questa if, finché la mia get non arriva a quel null che ho inserito qui, quindi alla mia radice. Io vado avanti e dico che step è uguale visita.get di step. Cioè al primo step mi dirò il mio nodo destinazione, d'accordo? A2. Chi era suo padre? Con questa get recupero chi era suo padre e lo vado ad aggiungere al mio percorso. Add step. Quando arriverò alla mia radice, quindi quando il padre, diciamo così, sarà null, beh, uscirò da questo while e ritornerò il percorso. Percorso che in questo caso è al contrario, avete visto la lezione che possiamo ad esempio aggiungere in testa per avere una lista ordinata, diciamo così, però l'importante era capire bene, bene il codice. Allora, direi che non abbiamo più tempo a collegare tutto.
Al controller lo farò prima di fare push, promesso, però i concetti ci sono tutti. Quindi abbiamo costruito il grafo, con una costruzione un po' più complicata, c'era un filtro anche sui vertici, e poi abbiamo impostato questa visita per trovare un percorso. Allora, vi anticipo che questo metodo, trova percorso e abbastanza complicato, nel senso che abbiamo scritto abbastanza codice. Un'alternativa può essere utilizzare il get parent, che semplifica di un po' perché non abbiamo questo traversal listener, però funziona solo con la visita in ampiezza. Vedrete poi anche i cammini minimi la prossima lezione, e in quel caso un'alternativa per vedere se i due nodi sono collegati, potrebbe anche essere quella di recuperare il cammino minimo, se non c'è vuol dire che non sono collegati. Allora, io direi che posso stoppare qui la registrazione, vi ringrazio, e stoppata la registrazione rispondo ancora alle ultime domande che ci sono in chat.